GMC SRL, lavorazione lamiera e carpenteria, cancelli certificati ICE, soluzione da interno, inferriate, barriere, soppalchi, scale, tettoie, box, container, anche divisione verniciatura. Telefono 0545 82 6043, siamo in via De Coubertin numero 9 a Massa Lombarda, www.gmcra.it. Ultimi momenti frenetici di iscrizioni, e quanti siamo, Giuliana? Siamo tantissimi. Non lo so, secondo me è un 300 finora. Abbiamo anche finito i numeri. Sì, abbiamo finito i numeri, adesso vado in ufficio, li stampo, ritorno. Ci organizziamo in pochi secondi, sono bravi comunque, sono stati bravi, sono venuti molti, apprezzata come prima gara del pro, cross. Direi proprio di sì, comunque se vuoi sentire con l'atleta di punta. L'atleta di punta l'abbiamo già sentito ed è frenetico perché si sta scaldando, ovviamente. Allora noi andiamo alla partenza. Dalla GMC parte il primo cross provinciale Ravennate, in bocca al lupo a tutti gli atleti. Cross, intanto vogliamo spiegare che cos'è il cross, Nardo? Beh, è una corsa fatta in campagna, cioè con degli ostacoli, con tutto sterrato, è qualcosa, per me è una cosa meravigliosa. Infatti so che, ma non solo a te, a molti amici podisti piacciono questi cross. Quest'oggi c'è una location tra l'altro meravigliosa, che è lo sterrato del vostro stadio qui di Fruges. Sì, è un impianto fatto ad hoc per fare queste manifestazioni, sia calcio giovanile, amatoriale e podismo, ciclismo, praticamente un mix di tutto, ecco, tutto quello che è inerente allo sport della nostra zona è fatto in questi impianti sportivi qua. Ecco, è un campionato provinciale di Ravenna, individuale di società, aperto a tutti i tesserati della WISP. Tutti i tesserati WISP e anche FIDAL, Open, cioè che faranno una classifica a parte e quindi si annoda su 5 prove e speriamo che sia sempre meglio. Prove che dureranno poi anche lungo l'inverno, giusto Nardo, per arrivare fino alla primavera? No, arriviamo a fine anno, perché questo si deve chiudere l'anno solare nel 2020. Saranno a breve realizzate tutte, insomma, nel giro di poco tempo? Nel giro di un mese, praticamente il giorno dopo Natale, dopo Santo Stefano, sarà l'ultima prova. Quindi allora, prossimo appuntamento lo vogliamo già dare? Siamo a Porto Fuori, sabato 22. Insomma, c'è subito una prova da affrontare. A chi si può dare l'accesso? Vedi, c'è anche il nostro presidente del calendario podistico provinciale. Ciao Nardo. Guarda, Mauri, anche tu partecipi al cross, ti vedo vestito già in tutta da affrontare questa importante prova. Mi manca solo il numero, quindi devo. No, va bene, anch'io provo così un po' là di dietro dalle retroguardie, però va bene, dai. Maurizio, stavo dicendo con l'amico Nardo che è un punto di incontro oramai che è fisso qui per quanto riguarda il cross, la prima prova del cross, la GMC. Questa Massa Lombarda penso sia ormai 20 anni che fa la prima prova di cross, da quando diciamo sono nati, questa è stata sempre la sua prima prova. Anche adesso, perché vedi, abbiamo un campo sportivo, abbiamo qui una zona molto
molto preparata per fare questa cosa qui, ben disponibili Nardo ad ospitarci, quindi meglio di così non potremmo andare. Ecco, diamo l'appuntamento, poi torniamo su Nardo per una data molto importante per la nostra emittente, il nostro calendario podistico provinciale Ravennate. La festa del podiste, che sarà sempre lì alla Gardella Bagnacavallo il 13 di dicembre. Stiamo già dando via gli inviti, lì premieremo chi ha fatto i provinciali, le prove serali, le promesse di Romagna, e quindi sarà una sera di incontro, una sera per ritrovarci, per fare festa tutti assieme, diciamo, quelli che sono le podistiche dei podisti di tutto l'anno. E il mio invito è anche a tutti gli amici podisti di venire il 23 di novembre alla nostra gara che si terrà al Cevico, che è stata organizzata appositamente per poter visitare questa bella azienda di cui adesso la Presidente è divenuta anche Presidente di Lega Coop Romagna. Allora, noi ci siamo colati l'impegno di organizzare questa gara presso il Cevico, dove il Cevico ci dà una grossa mano alla nostra emittente, quindi noi stiamo già prendendo accordi con Paola Cucchi, che io conosco lei, poi dopo... Sommelier, factotum, sì, dell'Enoteca. Esatto, dell'Enoteca, quindi dai, per quanto sia, noi vi aspettiamo il 23 tutti. A che ore? Beh, la partenza è alle 9.30 classica, 9 km di gara, il ritrovo 8 quarto, ecco. Chiudere, io vorrei capire un attimo la tua azienda, ricordare che cosa fa. La GMC qui a Massa Lombarda, siamo in via dei Coubertin. Noi facciamo della carpenteria in genere, quindi tutto quello che è inerente alla lavorazione del ferro, acciaio e alluminio, è il nostro compito, quindi noi facciamo scale, soppalchi, inferriate, soluzioni da interno. Adesso... Lavori anche su misura? Sì, anche su misura, quindi facciamo, insomma, abbiamo un buon parco di lavorazione. Le premiazioni invece per chi verranno effettuate? No, oggi non ci saranno premiazioni, sarà una premiazione finale solo alla fine delle 5 gare, e quindi... Direi che diciamo in bocca al lupo e buon divertimento a tutti gli amici del cross. Poi ci prendiamo l'impegno di comunicare anche nella festa finale. Nardo, mi comunicherai anche la classifica di questo importante cross? Certamente, queste verranno messe su internet sicuramente. Grazie Nardo della GMC, grazie Nardo. GMC SRL, lavorazione lamiera e carpenteria, cancelli certificati CE, soluzione da interno, inferriate, barriere, soppalchi, scale, tettoie, box, container, anche divisione verniciatura. Telefono 0545 82 643, siamo in via De Coubertin numero 9 a Massa Lombarda, www.gmcra.it.